Ciao a tutti, buongiorno. Questo colore verdino spalza molto tutti i colori, cioè crea una luce un po' strana, ma comunque oggi devo mettermi per forza qua. Ma non importa perché tanto non dovete vedere la mia faccia, ma i prodotti che vi faccio vedere, anche se il colore è un po' falsato, non importa molto. Allora, siamo di nuovo con Ecoverde. Qualcuno mi ha chiesto perché acquisti sempre da Ecoverde con tutti gli store che ci sono, con i negozi, eccetera. Allora, questa volta perché c'era lo sconto, ma a prescindere da quello, difatti, perdono, io con questo ordine, praticamente con lo sconto del 20% che c'era, mi è uscito un prodotto gratis. E quindi, ma a parte quello, a parte per la vasta scelta che c'è su Ecoverde di marche, di prodotti, che aumenta sempre perché inseriscono sempre marche nuove. C'è una cosa fondamentale che è la conservazione dei prodotti. Su Ecoverde, cioè Ecoverde ha un grandissimo, grandissimo magazzino in Austria, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma comunque giù di lì, dove conservano in maniera molto attenta i prodotti, stanno molto attenti alle scadenze, alla temperatura, che comunque un magazzino in Austria non credo che possa esserci molto caldo all'interno, perché i prodotti con ingredienti naturali sono molto più delicati e sensibili alla luce, al calore, rispetto ai prodotti con ingredienti chimici. E quindi acquistare da un sito che so che conserva in maniera decente questi prodotti, che sta attento alle scadenze, che di certo non vengono aperti dalle clienti come succede nei negozi, perché qui a Trieste ci sono due negozi che hanno molte marche che si trovano anche su Ecoverde e io potrei acquistare lì per comodità. Però, a parte che i prodotti costano un pelino di più, ma c'è anche la questione che siamo a Trieste, i negozi vendono poco, purtroppo, perché la città, cioè, è un po' così un po' dappertutto, ma qua in particolare. E i prodotti stanno lì mesi e mesi e mesi e mesi, e poi chi li vende molto spesso è anche incompetente perché entra una persona e possono usarlo? Sì, che certo, sì, come no, no? Tutti che entrano e usano, e poi dopo 7-8 mesi, quando il prodotto è già scaduto, arrivo io e l'acquisto, e no, non va tanto bene. Questo l'ho visto fare, e non è colpa dei clienti, ma è colpa di chi vende che è incompetente, perché non puoi fare una cosa del genere, ma neanche con i prodotti normali, figuriamoci con quelli con ingredienti naturali. E quindi a me girerebbero le scatole di spendere 10, 15, 20 euro per un qualcosa che è lì da 7-8 mesi, che ha preso botte di caldo, che è stato aperto e annusato dalle clienti così in nonchalance. Quindi preferisco acquistare su Ecoverde, ecco, anche se verso dicembre farò un altro ordine, ma non lo farò su Ecoverde adesso, perché Ecoverde ha tantissime marche, ma non ha tutto chiaramente. E quindi, però, vorrei cercare di acquistare dove, insomma, dove so che sono un minimo attenti, ecco, a certe cose e non ritrovarmi i prodotti vecchi di un anno, 2 anni. Allora, campioncini, ho dimenticato di chiederli, però me l'hanno mandati lo stesso. Io ho dimenticato, poi quando mi è venuto in mente ho detto vabbè, tanto ultimamente ne mandavano uno o due, sempre gli stessi e quindi amen. In realtà me l'hanno mandati lo stesso, gel detergente corpo e capelli Bioficina Toscana che avevo già provato e che mi è piaciuto abbastanza, niente di eccezionale, ma insomma non mi era dispiaciuto, e shampoo fortificante purificante che però è per capelli grassi e con forfora e non so che farmene, lo regalerò a qualcuno perché o comunque lo proverò. O ci laverò i pennelli per il trucco, non so, non ho idea. E poi c'è questa marca che si chiama Joy Division, che non avevo mai sentito, un lubrificante vaginale. E lo sconto di 10 euro di Zalando, c'era il bollino qua argentato da grattare. Mi è venuto in mente mentre lo grattavo che una volta si trovavano dappertutto questi bollini dorati argentati, gratta e scopri, gratta e vinci, gratta per vedere se hai vinto. Era tanto che non li vedevo. È vero, è una mia idea. Una volta io mi ricordo anche quando ero bambina o ragazzina che mia mamma trovava sempre queste e io grattavo. Oppure tanti non bastava grattare, dovevi addirittura con l'alcol cancellare. Vabbè, niente. Dunque, ho qua la fattura. Allora, alla velocità della luce e senza spendere più di due parole, mi tolgo subito di mezzo. Scusate. Questo è per me, polvere tintoria castano scuro, questo è per mia mamma, polvere tintoria nocciola, domani provvedo a spedirgliela, perché vuole provarlo anche lei, ma non aveva senso che facesse l'ordine da Ecoverde per un prodotto solo, pagando così le spese di spedizione. Ho ordinato io, visto che tanto più che c'è lo sconto, e domani glielo mando.
Non dico altro sull'Enné perché praticamente ogni video tiro fuori il discorso Enné. Ho già fatto due video a riguardo, ve li lascio qui sotto nell'info box, appunto, non dico altro. Poi ho voluto provare la maschera balsamica ristrutturante di Bioficina Toscana. Allora, Bioficina Toscana per qualche motivo a me non mi ha mai ispirato più di tanto, come, proprio come azienda. Nonostante tutti parlino molto molto bene dei suoi prodotti e nonostante anche io abbia provato qualche campioncino, non era niente male, non lo so, c'è sempre stato qualcosa che non mi convinceva. Alla fine ho detto, vabbè, proviamo sta benedetta maschera perché sono un po' stufa di farmi le maschere casalinghe perché poi sono sempre le stesse. Ora, faccio gli impacchi con gli oli, ne ho già parlato nel video precedente, no? Sulla cura dei capelli, eccetera. Però come maschere di solito la faccio io con l'uovo, con l'avocado, con l'olio d'oliva, con lo yogurt e tutti gli intrulli casalinghi. Volevo una maschera pronta. E alla fine cerca e ricerca, quella che mi ha ispirato di più tra tutte quelle presenti su Ecoverde è stata proprio questa. E quindi vi farò sapere. Gli ingredienti non è che siano tutta sta bellezza, se proprio ve lo devo dire. Cioè sì, sono naturali, ma mi aspettavo qualcosa di più, cioè non ero mai andata a guardarli prima. Però boh, tutti ne parlano così bene, quindi ci sarà un motivo, insomma. E questa costa 9,99 euro. 200 ml, insomma, io conto che mi duri abbastanza, no? 200 ml, anche se ho capelli lunghi, ma applicare sui capelli prima dello shampoo come impacco ristrutturante o come balsamo, lasciare agire, ma su capelli umidi o asciutti, non si sa. Prima dello shampoo, no, contiene acqua, quindi probabilmente è sufficiente anche, va bene anche a capelli asciutti. Vi farò sapere, ovviamente. Poi ho preso questo roll-on all'olio con olio essenziale di lavanda e olio essenziale di geranio, chiamato Lavender Aromatic Roll-On della Akamuti. E ho già provato, ne ho messo un po' sul polso. L'olio essenziale di lavanda è molto 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 rilassante, ha un potere molto rilassante. A me non piace l'odore di lavanda, quasi per niente, nessuna sua forma. Però riconosco che su di me, come su tantissime altre persone, ha un effetto rilassante molto potente. In più questo contiene anche olio essenziale di geranio che ha un potere antidepressivo, ho letto, così, non l'ho mai usato prima l'olio essenziale di geranio. L'ingrediente principale comunque di questo roll-on è olio di albicocca. Dopo ci sono gli oli essenziali e poi i soliti geraniol, limonene, eccetera, eccetera. Ne basta pochissimo applicato un po' sui polsi o sulle tempie e questo qua ti inebria di questo profumo che ti fa rilassare e gioire. E addormentare facilmente, calmare momenti di agitazione, cose del genere. L'ho preso abbastanza a scatola chiusa perché so che potere ha l'odore di lavanda su di me. E comunque poi ovviamente vi farò sapere, non abusare mai di queste cose perché comunque con gli oli essenziali è sempre bene non abusare, cioè usarli sì, ma non in maniera troppo frequente, a lungo nel tempo, eccetera, eccetera. Comunque. Cos'altro ho preso? Allora, un detergente intimo che prima ho già aperto con molta difficoltà della BOB. Stavo pensando prima, io ho qualcos'altro della BOB, ma non ricordo cosa, che poi sarebbe la Sanecovit. No, ho qualche altra cosa, ma no, non mi viene in mente. Comunque, niente, un detergente intimo all'acqua di mare. È carina questa cosa che dentro la scatola, non so se tutti i prodotti B&B, credo di sì, dentro c'è una poesia scritta da una cliente e chiunque può scrivere la propria poesia o aforisma o pensiero e i più belli verranno pubblicati, credo in tutti i prodotti, non credo solo nei detergenti intimi, insomma. E vabbè, inno all'amore, non ve lo leggo perché non è niente di speciale poi alla fine. E niente, 200 ml. Mi durerà un sacco, non perché io non mi lavi, ma perché allora 8,49 euro. Non perché io non mi lavi, ma perché di queste cose, come di tutti i saponi, vanno diluiti, ne basta pochi. Io lo so che la maggior parte delle donne, perché lo so, lo vedo con le mie amiche, eccetera, specialmente detergenti intimi, tendono a usarne una quantità
perché sennò magari non mi pulisce bene, non mi lava bene. In realtà uno spreco è una cosa che probabilmente ti fa anche male, perché vai ad aggredire comunque la tua pelle con tutto quel sapone, che non è necessario, non è necessario. Così come detersivo, poi ne parlerò in un altro video perché voglio fare un video più avanti con i prodotti che uso per pulire la casa. Sul fatto delle quantità. Vabbè, niente, quindi ne parlerò più avanti, non ne parlo adesso, ecco. Poi ho preso un blush di Benecos. Io sono veramente carente di make-up. Ho messo recentemente a posto tutti i miei trucchi. Io poi, quando li metto a posto, controllo anche quelli vecchi vecchi, se sono scaduti, se sono andati a male, io li butto via, non li tengo per esposizione, come vedo fare. Ma per carità, ognuno faccia un po' quello che vuole. Quelli che sono andati a male, io li butto. Sono veramente carente in maniera preoccupante di trucchi, perché i miei video acquisti li vedete e non compro mai trucchi. E chiaramente poi uno rimane senza. Allora, ho preso questo Benecos di blush, questo blush di Benecos che è il Toasted Toffee. È il primo blush che provo di Benecos. So che sono abbastanza buoni come qualità e soprattutto costano veramente poco. Ma riesco ad aprirlo o cosa? Questo è il Toasted Toffee, non so se l'ho già detto, e costa 3,99 euro. Per un blush è un prezzo buono, secondo me. Ho preso questo qua perché io conto di usarlo non tanto come blush, ma come bronzer. Perché questo colore è proprio toasted, non saprei come altro, mattone. A me, è un colore, diciamo, mattone, ma con un po' che viene totalmente falsato in questo momento nel video, eh? Non è proprio come voi lo vedete. Color mattone, ma con un pochino di rosso, di rosa. Di rosa in più. È proprio un bel colore e penso di usarlo proprio come bronzer, perché come blush non so, blush bronzer, poi vabbè, insomma, siamo sempre qua, no? Poco cambia. E se mi piace, nel prossimo ordine, che sarà tra un bel po', ordinerò anche gli altri due, perché ci sono altri due colori e insomma, per questo prezzo qua mi sembra bene, se come qualità è buona, insomma, ci sta. Poi ho preso di Antillis, che non è una marca che mi piace particolarmente, come nessuna marca che fa parte di Pierpaoli, ma ho preso comunque questo detergente delicato per il viso, che come ingredienti non mi sembra niente male. Perché ho preso questo? Cioè, ho comprato per un anno e mezzo praticamente il detergente di Lavera, il gel detergente di Lavera al ginkgo uva. Le ultime due confezioni che ho comprato non mi piacevano più, nonostante non dovrebbe essere cambiato niente, perché Lavera ha cambiato tante cose, ma nei suoi prodotti, ma non quello, perché l'inci sembra essere sempre quello, la confezione sembra essere sempre quella, ma secondo me è cambiato qualcosa. Oppure sono cambiata io. Fatto sta che non mi piace più per niente, ma non che non mi piace più un po', non mi piace più per niente. E quindi cerca che cerca che cerca che cerca, alla fine sono arrivata a questo. Cercando sempre qualcosa che ovviamente che non abbia un prezzo esoso. Tra l'altro che carina la confezione, mi piace un sacco. Questo contiene tipo macerato di bucce di uva, qualcosa del genere. Vabbè, insomma, vi farò sapere. Avevo provato anche quello di Eco Cosmetics, con il quale non è che mi fossi trovata male, però un pelino, secondo me seccava un pochettino la pelle e io ho tutto bisogno tranne qualcosa che mi secchi la pelle, perché insomma qua l'età avanza, mi ci manca solo di seccarmi la pelle. E poi ho preso questo gel, no, gel doccia crema, sapone per la doccia, alle mandorle e miele di Lavera. Niente di strano, c'è cioè un normale sapone per la doccia con i soliti ingredienti di Lavera, che poi bene o male all'inizio sono sempre quelli, poi cambia solo il profumo. Questo è costato, non vi ho detto il prezzo del detergente per il viso. Allora, il roll alla lavanda 6,49, detergente per il viso 5,99, il blush 3,99 ve l'ho detto, maschera Bioficina Toscana 9,99. Detergente Ittimo 8,49, l'ennè sempre il solito prezzo, Lavera gel doccia delicato, un gel, sì, 3,99. E poi ho preso un tonico di Martina Gebbelt. Allora, io ho un rapporto strano con i tonici, io li ho chiari sulla testa perché stavo per uscire, adesso mi rendo conto di averli ancora sulla testa, vabbè, boh. Tonico al ginseng.
un rapporto strano con i tonici perché non ho mai capito veramente a che cosa servano, cioè se servano o perlomeno tutte le volte che li ho provati non ho mai visto la loro, capito la loro utilità, che dovrebbe essere quella di lenire dopo la pulizia, di stringere, come si dice, di chiudere i pori, ma non lo so, secondo me erano tutte parole al vento, sono tutte cose abbastanza inutili, ma è anche vero che io tonici completamente naturali non ne avevo mai provati. E quindi magari la differenza sta anche lì. Visto il mio recente amore per i prodotti di Martina Gebhardt, ho detto se devo provare un tonico, proviamolo di Martina Gebhardt. Questo è il tonico al ginseng, ho preso la taglia piccola che è da 15 ml e se mi piacerà prenderò anche la confezione grande. Vi farò sapere. È sempre di Martina Gebhardt, questa ci faccio il filo da un po', è il contorno occhi, me lo sono studiato e ristudiato a lungo. E alla fine ho deciso di prenderlo, anche perché qua, come arriva il freddo, bisogna proteggersi il più possibile, perché qua quando arriva il freddo, cioè più che altro è non tanto il freddo, ma il vento, le raffiche di vento, le raffiche di bora, riducono la tua pelle uno schifo, cioè bisogna veramente proteggersi il più possibile, specialmente zone delicate come queste, se non si vogliono poi... se non si vuole poi arrivare a casa e ritrovarsi 10 rughe in più così che la mattina non c'erano, ecco. E basta, non ho altro da dire, non ho altro da aggiungere e probabilmente adesso farò un video che però forse avete già visto perché forse caricherò prima di questo, ma questo a noi non ci interessa. Io vi ringrazio per aver guardato il video, ci vediamo alla prossima. Ciao!